Nunzio Apostolico in Italia, Monsignor Giuseppe Bertello, ha comunicato a Sua Eccellenza l'Arcivescovo Monsignor Cesare Nosilia, Vescovo di Vicenza, che il Santo Padre, Benedetto XVI, lo ha nominato nuovo Arcivescovo Metropolita di Torino, a seguito delle dimissioni presentate da Sua Eminenza, il Signor Cardinale Severino Poletto, a norma del canone 401, paragrafo primo, del codice di diritto canonico. I suoi fedeli vicentini? Sì, dico ai fedeli vicentini di credere veramente nelle loro potenzialità, sia spirituali, sia culturali, sia sociali, perché non hanno solo delle radici, si parla sempre di radici, è ovvio che le radici ci sono qui, sono radicate molto bene nel tessuto concreto della vita delle famiglie, delle comunità, sia civili sia religiose, ma qui ci sono dei frutti, bisogna vederli questi frutti, bisogna riconoscerli, non bisogna battersi, non bisogna scoraggiarsi. Insomma, pensare sul piano economico anche l'intraprendenza dei nostri imprenditori, delle nostre forze del lavoro, e così sul piano ecclesiale, così sul piano anche così, diciamo, civile o culturale, no? Quindi c'è questa possibilità di un futuro che sia certamente ricco di prospettive positive. Bisogna crederci e bisogna scommettere sui giovani. Perché, lo ripeto, l'ho già detto tante volte, a mio avviso siamo una società a volte un po' troppo chiusa in noi stessi, adultizzata, e poi rispondiamo alle esigenze del momento, a quelle che sono prospettive di immediata esecuzione di programmi, di iniziative per dare una risposta anche a problemi che pure sono così importanti, no? Ma ci vuole una strategia del futuro, perché altrimenti non costruiamo qualcosa di valido, di positivo. I giovani ci danno questa strategia per il futuro, bisogna valorizzarli, bisogna sentirli, bisogna ascoltarli, bisogna spronarli a uscire fuori, ecco, certo, da un certo sonno così, a cui magari li abbiamo abituati, anche perché li abbiamo circondati di tanti beni, di tanti servizi, ma poi si trovano vuoti di valori, vuoti di relazioni. Se poco a poco li stimoli, beh, ti danno veramente tanto e ti danno tutto, insomma, no? E io credo che scommettere su questo sia necessario e fondamentale, però bisogna crederci, non dirlo solo a parole, e non essere paternalistici nel senso di dire, oh, bravi i giovani, cioè, no, bisogna anche spronarli, bisogna anche richiamarli a una responsabilità, ma lasciarci anche spronare, lasciarci criticare, tra virgolette, in senso positivo anche da loro, perché solo insieme si potrà costruire una società veramente dove la pienezza, ecco, delle tutte le risorse che abbiamo potrà diventare fonte di futuro, perché i giovani sono anche un po' il nostro domani, e su questo bisogna insistere.